Salve a tutti, qua è Lassio e oggi ci troviamo in un nuovissimo video su Xenoverse 2. Dopo i due video pull che ho portato, oggi siamo qui per farvi vedere come ho avuto tutte quelle medaglie PT, cioè come ho fatto ad avere 2000 medaglie PT per pullare. Naturalmente non ho shoppato, le ho tutte farmate in free to play, ci ho messo un paio d'ore perché ora vi farò vedere come ho fatto, però le ho farmate. E ora vi farò vedere come, anche se credo su YouTube già ci saranno queste guide, però cioè ve la voglio portare come ho fatto io almeno. Quindi come vedete ci troviamo diciamo all'area dove stanno le missioni secondarie, missioni online e tutto. Dove andare qua a fare la missione. La faccio offline che è molto più semplice, cioè molto più veloce. Io faccio nel regno dei Gitei Vegeta la numero 16. Vediamo subito cosa fare. Per ottenere queste famosissime medaglie PT che serviranno per pullare miniature oppure comprare oggetti nel negozio oggetti e così via. Allora, io uso questa build. Super Saiyan, vabbè, Super Saiyan giusto per aumentarmi i super colpi dell'aura. Super Nova Cooler, quella che serve, e cambia a me a Big Bang proprio per togliere quel poco di vita al boss. E come vedete poi altre non c'è, questo è più peraltro un setup. Nemmeno così tanto bello, cioè carica massima, cambia Big Bang, zone energetiche, supernova cooler per fare i boss questi qua dei cerchi oscuri qua. Che praticamente con zone energetiche vi rifilate la vita, visto che non si possono usare capsule. Supernova cooler per spammare, carica massima per ricaricare, cambia Big Bang proprio se volete arrivare subito verso il boss. No, ho premuto cerchio. Sono un grandissimo idiota. Volevo premere X, vabbè. Come avete visto, il setup è quello. Cioè, per fare molto easy, molto velocemente. E adesso, come cioè, si potrebbe farmare le medaglie molto più velocemente, così si potrebbero farmare. Però adesso non c'è il per due, ossia, voi quando finite questa missione vi darà 16 medaglie PT. Se ci fosse stato il per due, non so quando mettere il per due, decidono di testa loro quello di Bandai. Quando mettono il per 2, voi farmate il doppio delle medaglie PT. Quindi, se io ho farmato 2000 medaglie PT in questi giorni, voi praticamente ne potevate arrivare a 4000 con le mie ore che ho farmato per le medaglie PT. Quindi, cioè, molto semplice quando stai al per 2. Quindi, appena stai al per 2, approfittatene. Qui, naturalmente, subito vi ricaricate per risparmiare tempo. Arriva Vegeta. Intanto, voi non pensate a Vegeta, voi caricatevi prima tutto quando ci lanceranno i bot. Poi lo agganciate, vi trasformate e ora spammate Supernova Cooler finché non muore. Ecco, primo è entrato e compenetrato nel pavimento, perfetto. Ecco, queste sono bestemmie che voi colpite, però io schiva, uso quello di vigore, visto che vi si ricarica molto velocemente il vigore. Ecco, come vedete non gli avete fatto quasi niente. Perché proprio c'è l'abilità, non so perché, l'abilità di Vegeta che più subisce danni più il vigore si ricarica, come vedete. Cioè lui spamma con la L2R2X, mossa evasiva, lui spamma praticamente. Però come vedete è fattibilissima come cosa. Basta per spammare supernove, poi ogni tanto i compagni gli spaccano pure il vigore, quindi la proprio stupro. Come vedete gli fate danno, anche se è piano e poco, però glielo fate. Poi ha già di nuovo tutto il vigore. Poi come vedete se state tipo troppo distante volete raggiungere così fa il suo danno e lo raggiungete, perché sennò se si allontana troppo lo perdete e lo dovete di vigore. Vedete già solo due barre vita e ora ha usato la mossa così. Come vedete pure i compagni non è che fanno così schifo. Come vedete ci danno dentro pure loro. Cioè poi voi quando il boss tipo arriva a metà vita potete tipo ora potete lasciare il joystick, tanto ci pensano loro, voi come vedete. Però io per concludere prima naturalmente sono preso. Però voi potete pure scocciare, visto che farmate, cioè potete state farmando troppo, vi scocciate, lasciate il joystick e fanno loro. Ecco qua, hanno fatto loro alla fine. E così farmiamo, cioè si farmano medaglie PT 16, però se ci fosse stato quel famoso evento che vi ho detto sarebbe state 32 e quindi come vedete il farming risulta molto più veloce. E questo è il modo veloce per farmare medaglie PT.
L'altro invece sarebbe, non faccio vedere, è molto semplice invece. Dovete radunare le 7 sfere del drago e richiedere a Drago Sharon proprio le medaglie PT e ve ne darà 200. Quindi molto semplice e easy, però dovete sempre radunare le sfere, quindi qua almeno guadagnate pure esperienza. Invece per radunare le sfere dovete fare missioni di grado basso, quindi esperienza ve ne dà poco. Però se voi non avete bisogno di esperienza come me, che sono livello 99, cioè potete direttamente raccogliere le sfere oppure farmare qua quando c'è il per 2. Allora vi consiglio, se c'è il per 2 farmate qua, se non c'è il per 2 raccogliete le sfere, però se vedete che con le sfere ci mettete troppo tempo, naturalmente andate qua e fate subito. Quindi questo è tutto per oggi, quindi spero che il video vi sia piaciuto, naturalmente lasciate un commento e un mi piace se la guida vi è piaciuta, naturalmente lo so che esistono molte altre guide, però ho voluto portare il mio parere di questa guida, cioè come la farmo io almeno. E quindi noi ci vediamo ad un prossimo video.